L'occorrente è un template per il calzino. Io per procurarmi template di solito faccio una ricerca su Google Immagini scrivendo il nome inglese di quel che cerco seguito dalla parola template. Stampo e poi ritaglio ricalcando su cartoncino per averlo un pochino più duraturo. Un paio di forbici da stoffa, un pennellino vecchio che non usiamo più se non per la colla, una matita, degli scampoli, in questo caso facendo cose di Natale dai colori d'oro, panna, rosso, verde, e della colla, oltre che ovviamente del nastro e del filo. Bene, cominciamo. Allora, apriamo il nostro scampolo ricalcando il nostro calzino, il template del nostro calzino. Ok, una volta completato ritagliamolo. Una volta fatto questo, mettiamo un po' di colla nella parte superiore per fare, diciamo, il bordo della nostra calza, qui ovviamente sta finendo. Fatelo qua. Spalmiamola bene che possa incollare. Ecco qui, nella parte superiore. Rifiniamo poi successivamente. Ecco qua. Inoltre, ritagliando del filo rosso, io mi ero già preparato i pezzettini, possiamo fare appunto il risvolto. Sempre nel risvolto possiamo impreziosirlo con un filo rosso. Ecco qui. Incolliamolo a metà, così. E poi dietro. Di nuovo una cazzolata di colla che prenda bene per appunto fare il gancino dove poi si andrà a appoggiare il nostro fiocchetto. Ecco qui ed ecco qui. Ora rifiniamo e ci prepariamo il tallone e la punta della nostra calzina. Opa. Uno, due, ecco pronto. Prepariamoci i nostri talloni con dei pezzettini di stoffa. Uno. Ecco qui. Incolliamo. Prepariamo poi la punta del nostro calzino, una volta pronta la appoggiamo sulla nostra calza e prepariamo anche il tallone. Opa. Tagliandola abbastanza tondeggiante anche questa parte, per essere maggiormente credibile.
inclusa al nostro calzino.